Mi accorgo che a 50 anni, anzi 52 per la precisione, ci sono delle cose che non si possono più fare. Per esempio, io avevo il vizio del fumo e ho capito che bisogna rallentare, bisogna smettere completamente. E ho cominciato con la sigaretta elettronica. No, signora, io la ringrazio. No. Ho cominciato con la sigaretta elettronica, devo dire che mi è costata 800 euro la prima settimana, perché io ho distinto, la buttavo per terra. Allora, la sigaretta elettronica è formata da queste boccette con dei sapori che tu le metti dentro, a parte che devi ricaricarle in continuazione, no? Un giorno entriamo, ho visto, uno aveva due nei, una attaccata all'altra, ho detto, con la spina devi mettere queste boccette che hanno dei sapori buonissimi, no? C'è, allora, la fragola, buonissimo. C'è ai frutti di bosco, buonissimo. Melone, buonissimo. Però, al mango, brava signora, voleva dire la sua. Però quello al melone, un giorno ho sentito che mi mancava qualcosa, allora ho comprato due etti di prosciutto crudo elettronico, ho fatto prosciutto e melone. Le donne sono più forti! Quando noi maschi... Allora, interventi chirurgici. La donna fa la safena, il dottore dice, mi raccomando, per due mesi deve tenere questa benda ben stretta, esce dall'ospedale, a posto, la fa il culo. Noi maschi, al primo intervento chirurgico, quello di vitalizzare il dente, chiami il tuo amico, dimmi la verità. Cosa succede? Non ti fai capire da nessuno. Il tuo amico, no, all'inizio un po' doloroso. Per favore, tutta la verità. Arrivi al dentista e c'è l'imbarazzo, perché appena ti appoggi, lui ti mette i coglioni sul gomito, così il dentista, e tu dici, non vorrei girare la mano, che pensa che gliele devo pesare. Ti mette subito qualcosa, quello... Ti apre la bocca, che si secca tutta, e dice, vado di là. Che cazzo vuoi fare di là? Non si sa, fa sempre di là. Mentre lui è di là, dici, provo tutti i suoi strumenti. C'è quello dell'aria... L'acqua, il bicchiere dell'acqua, solo lui sa dov'è il comando. Lo fai assolare tu, ho visto gente uscire a nuoto. Ciao, come va? Oh! Le donne sono più forti, d'inverno. Maschio ha la febbre, 36,2. Io sono già nel letto così. Ho le babucce, le calze di lana, spesso 4 centimetri. Il comodino pieno di Active Grip, Zerinol, Fahrenheit, Everybody, Yesterday, tutte le medicine. Mia moglie in cucina la chiamo e dico, amore, chiama il prete, non so se ce la faccio. Cosa che mi sta un po' dando fastidio, perché diventando anziano mi accorgo come si stanno alterando i cinque sensi. Allora, i cinque sensi sono un po' come i sette nani e te ne scordi sempre uno, no? I cinque sensi quali sono? Sono olfatto, vista, tatto, gusto e udito, perfetto. Quelli che più mi stanno alterando ultimamente sono la vista e l'olfatto. Ho occhiali in tutta la casa e in macchina no, quindi dico, e ne compro continuamente, ogni giorno compro un paio di occhiali nuovo. Ho i caratteri del telefonino, quando mi messa là è grande così, quando, perché ridi sulle disgrazie altrui? E quando sono in aereo, prima che mi dicono spenga il telefono, sai quelle antipatiche, no, spenga un attimo, ho detto subito. E lui dice, mando l'ultimo messaggio, sai quello, sto partendo, faccio la S, la hostess da in fondo vede la S, signor Pucci, metta la virgola dopo, sto partendo. Io dico, fatti i cazzi tuoi, pulisci il bagno, che nessuno ti ha chiesto niente. Allora, l'olfatto è importante, no? gli odori sono fondamentali. La donna poi vive con gli odori, no? La donna è sempre profumata. La donna va a letto con la goccia di Chanel e per tutta la notte profuma. Apri il suo armadio, c'è un profumo che esce, l'odore della donna lo riconosci, la prima storia d'amore tu riconosci, la senti viva perché senti il suo odore dappertutto, proprio sembri quelli di Twilight, sai gli orsi, quelli che seguivano l'odore, no? Noi maschi possiamo mettere anche un litro di profumo, dopo 10 minuti hai la calza sudata, l'ascella che è morta come lo yogurt, facciamo schifo, noi maschi facciamo... Allora, l'odore è importante e nello stesso tempo credo che l'odore per noi maschi sia come un mandato di cattura. Perché un giorno ero in macchina, è entrata mia mamma, mi ha dato un bacino. Dopo mezz'ora ho tirato su la mia donna, mi fa, chi è la troia che è salita in macchina? Io ho detto, mia mamma, cazzo, cioè, hai voglia a spiegargli che è tua mamma? Non è proprio così facile. Gli odori, allora, gli odori, l'odore della prima volta, il profumo che quando hai fatto l'amore la prima volta lo si ricorderà per sempre, no? Quando senti questo profumo dici, Madonna, è uguale al profumo che aveva la mia compagna. L'odore della lasagna, quella che prepara tua mamma, la senti anche nel pianerottolo, no? Dici, ecco, occhio, questo è l'odore della lasagna di mia mamma. L'odore, quello della scoreggia del tuo amico che ti ha fatto in macchina, quello è indimenticabile. Apri la portiera e dici, cazzo, c'è stato il mio amico. Quando vedi quattro ragazzi con la testa fuori dal finestrino, e poi c'entra un quinto che ha scoreggiato, e quello chi è stato, e lui che dà il colpo finale. Io mi ricordo tante belle cose del mio matrimonio, cioè, ma tante, non in questo momento, non me le ricordo proprio in questo momento,
Forse il primo appuntamento, no? Quando eri orgoglioso di portarla fuori a cena. Mi ricordo che l'ho chiamata e ho detto, amore, 8:30 vengo a prenderti, porto a mangiare fuori. Lei, 8:30. La più rincoglionita della compagnia l'avevo trovata io. Le citofonavo le 8:30, lei, chi è? Sono le 8:30, ma che sono i testimoni di Geova, sono io. Scendo subito. 9:15, 9:20, 9:10. Da quanto ho aspettato mi è morto un albre magique in macchina, una. Apre la portiera alle 11, fa, oh, ho fatto una corsa. Minchia, dalle 8:30 che sono qua, sono le 11. Durante il tragitto per portarla al ristorante, l'abbiamo fatto tutti, mentre guidi, per farla sentire importante, appoggiavi il braccio destro sul ginocchio di lei e cambiavi con la sinistra. Lei dopo un po' ti dice, cambio io. E senti, e lei, cos'è? E la seconda la prendiamo dopo quando torniamo, che è rimasta là. Mi ricordo al ristorante, entri, fai finta di conoscere tutti, no? Perché non devi essere un babbo, fai finta di essere uno inserito. No, ciao, sono qua con la gallina. Una volta ho visto tutti i camerieri, sono radunati e ho detto, questo qui cazzo l'avevi visto. Momento dell'ordinazione, perché voi donne per tutto l'anno non mangiate, ma quella sera lì avete una fame devastante. Col menù continuate, guarda, 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 guarda. Ci sono i tagliolini col tartufo. Ho visto, 32 euro, ho visto che ci sono. Da bere, lei, se c'è un Cadebosco dell'89. Fino all'altro giorno bevi l'acqua delle pozzanghere, stasera vuole il Cadebosco dell'89. Finisci di mangiare, paghi il conto, non è finita. Entra quello con le rose che piange, vuole sembra la cella. Io ho scoperto perché piange, perché ha le spine delle rose nelle mani. Poi c'è un personaggio nuovo, quello che passa tra i tavoli con dei pupazzi, ti lascia dei pupazzi sul tavolo. Ti guarda e ti fa, perrepetatara, pupazzo. Scusi, non ho capito. Perrepetatara, pupazzo. Ti lascia un bigliettino sul tavolo, dici, poverino, sul bigliettino ci sta scritto quello che voleva dire. Leggi il bigliettino, perrepetatara, pupazzo. Esci dal ristorante e lei dice, amore, andiamo a un cinemino. Quando andiamo tra noi maschi, finché piacciono i maschi, sono tutti film d'azione, Robocop, Schwarzenegger, Batman, Rambo, tutti film che ti condizionano, perché tu esci dal cinema, basta che uno dice, scusa, che ora è? Vai via che ti ammazzo di botte, vai via, raggiungo. Se vai con la tua donna devi far scegliere a lei, Cristiano, lezione di piano, l'hai mai visto? L'ho visto anch'io, meno male che avevo il posto libero a fianco, ho preso i coglioni, li ho appoggiati. Allora, 140.000 lire, una buona cena, quando esci, il maschio è bastardo, dice, qualcosa succederà, almeno per andare a pari del 140 che ho speso. Noi maschi, signora, siete una coppia voi due, si faceva l'amore in macchina, si ricorda? Avete mai fatto l'amore in macchina? Lui dice sì, lei no, eravate insieme, signora. No, perché vengono fuori degli altarini. L'amore in macchina funzionava così. Verso la una la portava in una via buissima. Lei ancora con la borsa tracolla guardava fuori e diceva, no, non capisco. Cioè, tu avevi già il jeans giù. Lei diceva, il jeans è scivolato. Cioè. Cominciava con le domande più strane. Ma hai chiuso bene? Scusa se ti do fastidio. No, ho chiamato un mio amico con la famosa idricata, adesso si chiude dentro. Per voi donne far l'amore in macchina è sempre stato semplice, perché dove siete sedute rimanete. Noi dobbiamo fare il tragitto. C'è il cambio che è paura che ti vada nel tamarindo, quindi per stare comodo lasci la gamba destra incastrata tra il freno e l'acceleratore. Mentre fai l'amore ti esce il sangue delle caviglie. Non puoi neanche fare. Credi se ti piace? Il ginocchio sinistro lo incastravi tra il sedile e la portiera. Là in mezzo sono dei ferri che solo noi maschi sappiamo il dolore che si prova. Ti entrano nei menischi. Le braccia. Braccio sinistro lo appoggi al vetro di qua. Con l'umidità che si crea nell'abitacolo, spesso il braccio andava via. Allora devi dargli il colpo a cucchiaiella.
quando scivolava il braccio prendevi delle mentate nello sterno, ti usciva a ridere con l'agnolino di sangue qua. Questo destro dove lo metto? Chiedevi aiuto alla cintura di sicurezza là in fondo, te la rotolavi intorno al braccio, ti rimaneva il braccio senza sangue dal gomito in giù. Sei sudato fradicio, il cambio che rasenta il tamarindo. Devi fare una prestazione eccellente perché è la prima. Devi tenere il cervello che abbia il collegamento con i quattro arti e in più lui deve rimanere. Nel buio andavi alla ricerca, dicevi dov'è? Sarà qua, dov'è? E una volta ho sentito del caldo, ho detto sarà qua, era il posacenere. Si partiva a far l'amore, tutto scordinato, no? Perché... Pronti? Via, vai! Occhio al cambio! Occhio! Intanto ogni tanto... Ancora! Lei dopo 10 secondi diceva, amore! Devo dirti una cosa! È importante? Perché c'ho già un crampo qua dietro! E c'ho il braccio tutto infornicolato, dimmi! Guarda che io non prendo niente! Ma neanche un crodino! Provate a pensare alla prima volta che abbiamo fatto l'amore. È una cosa che abbiamo rimosso. Per 5 secondi adesso parte il timer. Ricordatevi la prima volta che abbiamo fatto l'amore. Da ora, vai! Chiusi gli occhi. Che emozione! Mentre ti stavi baciando, la donna a un certo punto diceva oh! Facciamo l'amore. Tu dicevi, non ho capito. Facciamo l'amore. A che ora? Siamo sempre stati dei rincoglioni. Se avevi la possibilità di andare a casa e consultarti con un tuo amico che l'aveva già fatto, lui ti spiegava. Cioè, come si fa lui? Allora, nudi nel letto. Tu le prendi i polsi bene, glieli stringi, la guardi negli occhi e pum, un colpo secco. Che se anche va giù dal balcone fa niente, dagli un. Dice, speriamo di non farlo da mia mamma che mette la cera per terra, mica non vorrei che mi parte. Dice, vai, tu li sai fare i preliminari, eh? I preliminari, sì, li sa fare. Cosa sono i preliminari? Devi arrivare nei primi 3 in campionato. Fare il cretino ai preliminari devi limonare. Sei capace di limonare? Sì, sono capace di limonare. Come si fa a limonare? Io tengo i polsi ben stretti. La guardo negli occhi, metto una brocca con dei limoni, do un colpo secco, prendo la brocca e la faccio girare così. Ma no, scemo, con la lingua, allora gli prendo la testa e la metto dentro la brocca, faccio girare così, prendo un colpo secco. No, con la tua di lingua, la metto la testa dentro la mia brocca, faccio così, faccio il colpo secco. La prima volta che ci siamo baciati alla francese, io non ero capace. Entravo, sembravo Aramis dei 3 moschettieri, con la lingua. Anche di lato. La prima volta fu traumatica per noi maschi. Mi ricordo, Marco, sono sincero, la mia prima volta, 48 secondi. E mentre mi rivestivo facevo anche il figo, la guardavo e dicevo, hai capito o no? Il trivella di ne guarda. Mi ricordo che le dissi, ti è piaciuto? E lei, se aspettavi che mi toglievo il collante...